Dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Bene, fratelli, dopo aver celebrato ieri l'esaltazione della Santa Croce, oggi ci fermiamo ai piedi della croce con la Vergine Maria. Con la Vergine Maria addolorata, la Vergine Maria che ci ha accolti come suoi figli in quell'ora. Quale ora, fratelli? La tua ora, la mia ora, che è l'ora di Gesù Cristo, l'ora della passione, l'ora della morte, l'ora nella quale ha glorificato il Padre, l'ora più difficile, l'ora nella quale è stato innalzato sul candelabro. Colpiva molto oggi questa memoria liturgica, questa festa, che pensavo a una persona a me carissima, Susi, poco più di 40 anni, e madre di 3 bambini, che sta soffrendo molto, moltissimo, per un cancro che sta divorando. A lei, come a tante altre persone per le quali molti, moltissimi di voi mi chiedono preghiere, e che io rimando a tutti voi, mi raccomando. Vediamo, forse sto pensando una cosa, forse una piccola bacheca con i nomi, ma la cosa importante è pregare, unirci profondamente nella preghiera, perché il dolore, la malattia, le sofferenze dei nostri fratelli, delle persone care, le nostre sofferenze, sono parte ciascuna degli altri, no? Ogni sofferenza è parte della vita dei fratelli, della Chiesa. Questa è la profonda verità. Quando un membro soffre, soffrono tutti i membri. Quando un membro gode, gode tutti i membri. Va bene, io quello che volevo, oltre a chiedervi di pregare intensamente per Susi, per i suoi figli, per suo marito Alessio, io stavo pensando a lei e stavo pensando a una cosa. Stavo pensando che questa spada che ha trafitto il cuore di Maria, questa spada che abbiamo visto quest'estate in agosto, con la malattia, l'agonia e anche il passaggio al cielo di Matteo, del piccolo Matteo in Spagna, e di Maria, della piccola Maria, che è stata così importante, è così importante per tutti noi, questa sofferenza di questa bambina che domenica ha compiuto un anno, è un mese, scusate, è un miracolo totale. Ma c'erano queste due giovani madri, queste due madri, e questa lancia che ha trafitto il loro cuore, e che solo una madre che vede soffrire e morire il proprio figlio può dire di aver sperimentato un dolore, dice lo Stabat Mater, se c'è un dolore simile a questo sulla terra, no che non ce n'è, no che non ce n'è. Ma io pensavo che c'è anche l'altro dolore,
che è questo che sta vivendo Susi, che è anche un dolore di madre, che è il dolore di lancinante, dover lasciare i propri figli piccoli. È un dolore sordo, un dolore che ti prende le viscere. È il dolore di Maria ai piedi della croce. È il mistero di un dolore fecondo, di un dolore che ha accolto tutti noi. Ha accolto tutti noi, così come siamo, nel suo grembo. Donna, ecco tuo figlio. Donna, ecco tuo figlio. Mettiamoci anche oggi sotto una croce. Lo dico davvero, andiamo in chiesa, facciamo qualcosa, mettiamoci sotto una croce e ascoltiamo questa parola. È una madre, io ho una madre. Quando me l'ha data Gesù? Nel momento in cui stava morendo per me. Nel momento in cui tu e io abbiamo peccato. Nel momento in cui tu e Dio abbiamo messo i chiodi nelle mani di Gesù. Nel momento in cui tuo figlio ha ucciso, sta uccidendo il Signore. Forse sta avendo rapporti prematrimoniali con una ragazza. Forse sta perdendosi con la droga, forse è ribelle, forse ha dei giudizi profondi, forse è schiavo della pornografia, non lo sappiamo. Forse tu, forse io. Certamente siamo tutti noi, siamo tutti peccatori. E certamente Gesù ci ha salvati provvedendo a noi una madre. Capite qual è la grande notizia di oggi? Che è legatissima evidentemente il giorno dopo alla festa che abbiamo celebrato ieri, legatissimo. Ieri mi colpiva infinitamente questa cosa, no? che dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito perché il mondo creda, perché il mondo si salvi per mezzo di lui, abbia la vita eterna. Chiunque vede e crede nel figlio. Dio non ha mandato il figlio per giudicare il mondo, ma perché si salvi. Ebbene, questo, tutto questo che abbiamo visto ieri, che ci ha commosso, oggi si realizza per noi in una madre. Tutto è in una madre. Cioè, lui era lì, stava dando la vita, non stava giudicando il mondo, stava portando il giudizio di misericordia, stava amando, amando, amando profondamente tutti noi, peccatori, capite? In quel momento non era... Non so, noi abbiamo le immagini, eccetera, non l'iconografia, ma la crudezza, la violenza, che per esempio si vede nel film The Passion. Ma quello è, sono i miei peccati, sono i tuoi peccati, la tua mormorazione di oggi, il tuo giudizio. Cose di cui il mondo non parla, di cui nel mondo non si parla, molte volte anche nella chiesa. Ah, che basta con questo dei peccati, che già non si mettono più i crocifissi nelle chiese. Già, il Cristo risorto è finito, abbiamo chiuso. Ma non è vero, non è così. Io soffro perché sto peccando. Mio figlio, mio marito, mia moglie, i miei amici, i miei fratelli soffrono perché stanno peccando. Perché stiamo facendo mettendo i chiodi nel corpo benedetto di Cristo. Per questo io sto soffrendo. Sto facendo una cosa contro il mio Dio, contro il Dio che mi ha creato. Cioè, sto ritorcendo contro di me la mia vita, la sto girando, la sto pervertendo. Un giudizio, una mormorazione, una menzogna, un'ipocrisia, una concupiscenza. Mi uccide. Uccide il mio matrimonio, uccide il mio ministero, uccide la mia vita di padre, di madre. Capite, fratelli? Non è un giochino, non è una cosa così. Quando vedo la croce è da spezzarsi il cuore, davvero. Perché Cristo ha dato la vita per me, perché Cristo ha lasciato uccidersi per me, ha lasciato che i miei peccati, quello che diciamo ieri, il cancro,
il cancro lo mangiasse. Tutto questo sulla croce diventa amore. È come messo in una fornace, come in un alto forno che lo trasforma ad altissima temperatura, la temperatura dell'amore, dello zelo, della gelosia di Dio, apparsa in Cristo. E tutto questo si compie. Figlio, ecco tua madre. E madre, ecco tuo figlio. Donna, ecco tuo figlio. Questa è la profezia. La profezia del mistero pasquale. La profezia proprio del mistero pasquale. Non so, cioè, prima di morire e fondere il suo spirito, scendere nella tomba e risuscitare, ha lasciato a me e a te una madre nella quale la resurrezione, nella quale il suo mistero pasquale, nella quale il suo amore più forte della morte, quell'amore che ha preso su di sé tutti i nostri peccati per distruggerli, quell'amore che ha avuto il potere su tutto quello che noi su cui non abbiamo potere, noi, i psicologi, nessuno, gli amici, i genitori, bene, tutto questo sta nel seno di Maria. Per quello ha detto ecco tua madre. Perché? Perché mi avrebbe detto ecco tua madre? Perché con mia madre, mia madre, lì dove io ho preso la natura umana, tu possa ricevere la natura divina. Dove io, nella carne, dove io ho preso la, io, Dio, ho preso la natura umana, tu, uomo, possa ricevere la natura divina che io ho portato dentro quel seno. Cioè, tutto il mistero di Cristo si compie nel seno di Maria, nella vita di Maria. Prendi Maria, accogli Maria nella tua casa. Maria non ha nessuna sofferenza di Maria. È lontana dalla tua sofferenza. Io, ripeto, pensavo a Susi, no? Questo dolore immenso, che non è soltanto il dolore della malattia, ma è il dolore per i suoi figli, il dolore per i suoi figli, il dolore di una madre, il dolore di Maria. Maria ha visto te e me morire, ha visto te e me perdersi e ha sofferto con il suo figlio. Per questo era ai piedi della croce, per questo lì, proprio lì si compie il mistero più grande della nostra vita. Essere accolti nella Chiesa, essere accolti in una comunità cristiana, essere accolti nelle membra vive di Cristo attraverso la sua madre, dove quelle membra hanno preso forma e vita umana. E questo mistero grandissimo della vita di Cristo si compie in noi, arriva a noi, si fa una carne con noi attraverso i sacramenti, attraverso la parola, attraverso raccogliere Maria nella nostra vita. La preghiera del rosario, che sembra alle volte difficile, no? Io, per alcuni, non lo so, ripetitiva o quello che sia, questa preghiera meravigliosa, stupenda, che è il rosario. Meditando i misteri della vita di Cristo, perché? Perché? Perché sotto la croce Maria ha accolto Cristo. Ha accolto lo spirito, ha accolto il sangue, ha accolto ogni sofferenza del suo figlio fino a trapassarle l'anima, cioè entrare nel profondo, profondo, profondo delle sue viscere. Laddove aspetta te, aspetta me. Ed è il rosario, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, entro con te nel battesimo del Signore. Ave Maria, entro con te nella passione del tuo figlio. Ave Maria, entro con te nei misteri impressionanti della sua nascita, del dolore che ti ha visitato sin dall'inizio. Ave Maria, io voglio, desidero l'amore di Cristo nella mia vita. Desidero che Cristo colmi la mia vita. Desidero, bene, il passaggio, come dire, la porta
il pertugio attraverso il quale Cristo totale, Cristo, il suo amore viene a noi, viene a te, viene a me, viene alle nostre famiglie, è la croce, è questa lancia che ha trapassato l'anima di Maria, il cuore di Maria, le viscere di Maria. Perché? Perché io e te potessimo entrare nel suo cuore, nella sua anima, potessimo essere accolti da lei. Non c'è parto senza dolore, il mondo non rifugge il dolore, il mondo rifugge il dolore. Parti assistiti, parti di qua, parti di là, tutto, eppure c'è lì un peccato, no? C'è lì la conseguenza del peccato. Ebbene, con Maria, nel suo dolore, che è il dolore di ogni madre, che è il dolore di Susi, che è il dolore di Claudia, che è il dolore di Lidia, che è il dolore di tante di voi che hanno perso i loro figli, questo dolore è il dolore che ci accoglie, il dolore vero dell'unica persona che è Maria, che è la Chiesa, che sa che cosa vuol dire il peccato, che sa cosa vuol dire soffrire a causa del peccato. È lì, come ogni madre, quando soffre per la gravidanza e per il parto, è accomunata alla sofferenza dei suoi figli, conosce i suoi figli come nessun'altra persona sulla terra li conosce, e conoscerà e capirà da uno sguardo la crisi, la difficoltà, il problema, il dolore di suo figlio, di sua figlia. Così la Vergine Maria, nel dolore sotto la croce, ha imparato a conoscere ogni nostro dolore, ogni nostra paura, ogni nostra angoscia. E questo che ha aperto dentro di sé le viscere per accoglierci, per gestarci e per rigenerarci, per farci creature nuove in Cristo, per vivere una vita nuova, per avere anche noi le stesse viscere di misericordia per il mondo, perché anche noi possiamo diventare madre, madre di ogni uomo che incontriamo, madre, dice, egli che ascolta la mia parola e la vive, è per me, sorella, fratello, e madre, madre di Cristo, perché è attorno a te. Vuoi essere madre di tuo figlio? Vuoi essere madre di Cristo, cioè che tuo figlio possa essere vivo in Cristo, possa essere rigenerato? Vuoi essere questa madre? Vuoi essere la madre del tuo fidanzato, la tua fidanzata, la madre di tuo marito, la madre di tua moglie? La madre, come diceva anche San Francesco, no? Che i frati tra loro siano dicendo madre, madre. Che vuol dire? Viscere, viscere di misericordia che rigenerano. Amore. E quindi questo ogni dolore che tu e Dio soffriamo ogni giorno, è questo amore che genera, partorisce le persone che sono accanto a noi, che stanno soffrendo, che ci unisce al loro dolore, che ci unisce per amore, che porta l'amore, che porta quello che è successo lì al Calvario, nella nostra vita, nei nostri uffici, nelle nostre scuole, nelle nostre famiglie. Non disprezzare nessun dolore. Maria, sette dolori, non disprezzare nessun dolore. Un dolore è la piaga destra, un dolore è la piaga sinistra, un dolore è il costato. Sono i dolori di Maria, attraverso i quali Maria ti ha accolto, ti ha abbracciato ed è diventata nostra madre. È la madre grazie alla quale abbiamo sperimentato la misericordia, il perdono, la vita nuova, la felicità vera. Dice, riposo all'ombra delle tue ali, la mia gioia è completa. Il più grande dolore genera la più grande gioia. Il più grande dolore, che è la croce, che è il dolore di una madre sotto la croce, è la porta aperta sulla più grande gioia, che è il riposo, che è la vittoria sulla morte, che è la vittoria sul dolore, che è la vittoria sul peccato. Esulto all'ombra delle tue ali, la mia anima è completamente felice, è piena del tuo amore. Questo è il mio augurio per tutti voi in questo giorno meraviglioso. Ai piedi della croce preghiamo un rosario insieme alla Vergine Maria per accoglierla nella nostra casa, perché lei ha accolto noi. Buona giornata.